penne, matite, quaderni, ma anche righe, compassi e zaini, tutta la generosità dei cittadini andriesi raccolta per l'iniziativa Dona la Spesa Materiale Didattico nello scorso fine settimana, grazie anche al prezioso coinvolgimento dell'Associazione Scuola e Vita e della Caritas Andriese con i volontari del Servizio Civile. Visto l'inizio della scuola ci è sembrato importante, dato le numerose richieste che stanno avvenendo in questo momento, appunto cercare di fare il più possibile, e comunque stiamo ottenendo un buon riscontro. La gente nel proprio piccolo, chi più chi meno, sta donando, e quindi siamo molto contenti di questo, perché molto spesso si dice che Andria non è abituata al dono, non è abituata a donare, e invece stiamo ottenendo un piccolo riscontro, seppur piccolo, da molte persone, quindi questo ci fa comunque molto piacere. Dare una mano in modo semplice per chi ne ha bisogno alla vigilia dell'inizio della scuola, in un'iniziativa in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e che ha riscosso un ottimo successo all'interno della grande struttura commerciale andriese. È un'iniziativa davvero che ci inorgoglisce, ci dà la possibilità di agire davvero sul territorio, grazie anche a tanti giovani che ci stanno dando una mano, ed è un'occasione davvero per sensibilizzare tutti i genitori rispetto anche ad altre famiglie bisognose che hanno difficoltà anche a ricominciare quest'anno scolastico. In particolare l'Associazione Scuola e Vita, impegnata da alcuni anni sul territorio andriese in diverse donazioni in favore degli istituti scolastici, ha voluto coinvolgere le giovanissime generazioni attraverso una partnership con la Manzoni Sport e le atlete di una delle formazioni di volley giovanili, una catena della solidarietà che parte da una formazione costante alla cittadinanza attiva e alla condivisione. E noi con l'associazione, diciamo, siamo nati in un periodo bruttissimo dove la socialità non esisteva, purtroppo. Abbiamo combattuto affinché si recuperasse la socialità, e testimonianza ne è proprio della giornata odierna, dove proprio grazie a questa voglia di stare insieme abbiamo anche la possibilità di far corrispondere un momento di condivisione con un momento di altruismo per il bene davvero dei più bisognosi, che in silenzio, con grande dignità, però hanno difficoltà anche a comprare penne, quaderni o quanto serve per l'anno scolastico.